siamo pochi, facciamo un aperitivo prima, scelti, buoni e già. Aspettiamo che arrivino le colleghe. Allora, io sono Maria Carla. Si sente, sì? Sì. Io sono Maria Carla, faccio parte dell'associazione APSICA Research, che è un'associazione tra la ricerca di psicoterapia e psicanalisi, che si ritrova a sede a Cittadella. Io sono l'unica del gruppo di Treviso e avrei voluto approfittare di questa opportunità e del fatto che il dottor Filidoro presenta il suo libro per cercare di conoscere qualche collega di Treviso che avesse interesse, curiosità, desiderio di far parte di questa associazione in maniera da avere anche a Treviso un punto di incontro per appunto studiare, confrontarsi, parlarsi. La nostra teoria di riferimento è psicodinamica e qui con me alla mia destra c'è il professor Cilidoro, che è il nostro direttore scientifico ed è l'autore del libro che stasera presentiamo, di cui vi parlerà lui. Dell'associazione vi posso dire solo che, come si fa adesso, è molto, molto rapido. Abbiamo un sito www.apsilaresearch, se avete piacere, ma anche digitando soltanto la research si trova. Io che sono una snella in questo riesco a muovermi anche. Il dottor Filidoro, il nostro direttore scientifico, responsabile scientifico, la nostra mente pensante, è stato psichiatra, psicoanalista, iscritto alla SPI. È stato psichiatra nei centri pubblici, dipendente pubblico, ha lasciato poi il lavoro e si è dedicato esclusivamente alla libera professione, dividendo il tempo, direi quasi in parti uguali, fra la formazione, quindi anche i gruppi di supervisione, e la clinica. Il territorio sul quale insiste il dottor Filidoro è naturalmente Cittadella e Padova, quindi questo, se qualcuno avesse piacere di contattarlo per i suoi propri bisogni, credo che se ci fosse un'opportunità, la volontà di supervisione, credo che il dottor Filidoro possa essere. Bene, il dottor Filidoro con noi, oltre alla supervisione, tiene dei gruppi di studio, dei quali, devo dire, vi do la mia opinione personale. Io non sono più, come vedete, una giovane collega, sono una collega con una qualche esperienza, e però il bisogno e il piacere anche, no? Di continuare a studiare e di continuare a tenersi aggiornati, perché anche la psicoterapia e la psicodinamica vanno avanti. È un momento per me di grande anche, come posso dire, rasserenamento, perché un conto è studiare da soli, ti prendi il libro, te lo porti a casa, te lo studi, lo leggi, lo rileggi, capisci, cogli quello che il tuo filtro coglie, no? Se invece lo fai con altre 5-6 persone, i filtri sono 5-6. E allora aggiungi a quello che è tuo quello che viene dagli altri. Io la trovo un'esperienza molto gratificante.
Adesso io non vorrei dilungarmi ulteriormente e quindi cedo la parola al dottor Filidoro. L'unica ultima sottolineatura che farei riguarda il testo proprio. La consultazione psicodinamica è un testo che per noi, da qualche esperienza, può essere una sistematizzazione. Voi direte sì, una delle tante, ce n'è tante. Sì, però secondo me questa ha dei focus molto più leggibili. Poi la vedete snella, è una guida. Per i giovani invece, che però qua stasera non vedo, ci sono le fiere, sono andate un po' più là, è un materiale, rappresenta un materiale di grande concretezza. Mi dispiace che, sì, che non se ne possa, che non ne possano fruire stasera, perché... Allora, il dottor Filidoro adesso ci illustra il suo lavoro, dopodiché se avete domande siamo qua abbastanza agevolmente, facciamo due chiacchiere insieme. Grazie. Grazie. Si sente? Sì. Grazie. Mi hai quasi commosso queste belle parole che hai speso per me. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui, per me è un piacere essere qui con voi. Qualcuno di voi ormai mi avrà di me fino alla nausea, sono i colleghi che ormai mi seguono da tempo, per cui per loro inevitabilmente ci saranno delle ripetizioni nelle poche cose che dirò. Invece spero di rendere, come dire, fluido questa serata per le persone che meno non mi conoscono affatto. Allora, per quanto riguarda questo libro, davvero senza pretesa da parte mia, se non quella di fondamentalmente fare un tentativo di coniugare quelle che sono come dire, le mie tre anime professionali. Io sono stato per molti anni psichiatra, da molti anni sono psicoanalista, faccio psicoanalista di professione, e da un certo numero di anni ho anche un compito di tipo formativo che mi sono assunto perché è una cosa che mi piace fare. E quindi, come dire, questi tre aspetti professionali ho cercato di coniugarli in questo lavoro che fondamentalmente ha la finalità di proporre per colleghi, ecco, il tutto è nato in realtà per gli allievi in formazione della scuola presso cui insegnavo, quindi su sollecitazione di questi giovani colleghi, dopo le mie lezioni, mi hanno chiesto, insomma, di poter mettere per iscritto quello che dicevo, e poi comunque è rivolto a un lettore, tra virgolette, in formazione. Però, detto questo, noi tutti sappiamo, soprattutto chi si occupa di questo campo, che in realtà il percorso formativo campo come il nostro non ha mai fine, quindi io scrivo io stesso per continuare a formarmi su ciò che scrivo nel momento stesso in cui lo scrivo, perché per me scrivere comunque questo testo è stato il momento di rivisitazione, di coniugazione, anche di integrazione di tutto quello che negli anni avevo accumulato quasi senza sapere di averlo. Quindi lo scrivere mi ha messo in contatto con tutto ciò che professionalmente era sedimentato in me, sia dal punto di vista esperienziale, sia dal punto di vista delle letture fatte, delle competenze acquisite e così via. Chiaramente al lettore è diretto a un lettore che abbia comunque,
sempre aperta la disponibilità a rivedersi, a riprendere magari il già noto, per far sì che il già noto possa essere arricchito di ulteriori aperture. E quindi è nato questo testo. Perché la consultazione psicodinamica? Chiaramente il titolo indica abbastanza bene dove vuole andare a parare. È un testo che parla di consultazione, quindi poiché è nella mia esperienza, soprattutto nella mia esperienza formativa, ho verificato spesso che la fase iniziale, che è anche quella che comunque avvia verso un percorso terapeutico, non sempre, a mio modo di vedere, perdonatemi il pizzico di presunzione, ma insomma non sempre è fatta come io ritengo che vada fatta. Cioè ho notato negli anni una certa approssimazione nella fase di consultazione, nella fase iniziale, per così dire, di valutazione, un approccio di una certa superficialità. Invece io ritengo che ogni cammino che arriva a termine debba iniziare in maniera abbastanza chiara, con un orientamento abbastanza preciso, per cui ho deciso di dedicare del tempo a mettere per iscritto ciò che io penso della fase di consultazione. Quindi, è un testo, infatti alcuni colleghi mi stanno sollecitando da un po' a scrivere quello che loro chiamano il seguito, perché adesso vogliono sapere un po' come va a finire, ma non lo so, vedremo. Insomma, comunque in questo primo testo chiaramente quindi la focalizzazione è sulla consultazione, perché psicodinamica, è banale sottolinearlo, ma insomma io quindi, come dicevo prima, sono psicoanalista, quindi la mia teoria di riferimento è la teoria psicoanalitica, in tutte le sue coniugazioni e arricchimenti successivi, a partire da Freud in poi. Quindi psicodinamica, perché io propongo un modello di consultazione che si rifà in maniera dichiarata, in maniera esplicita al pensiero psicoanalitico. Quindi la consultazione psicodinamica, cioè quella modalità particolare di entrare in relazione con l'altro richiedente aiuto, che è impostata in un certo modo e che si rifà a quelli che sono i dettami della psicoanalisi. Quindi questo è il senso del titolo, e vi ho detto anche qualcosa relativamente al titolo rivolto del nuovo di questo. Poi nell'organizzazione poi proprio di questo testo, vi dico brevemente come è nato un po', insomma, come è cresciuto un po' da sé. In realtà quando ho iniziato a scriverlo non avevo un progetto preciso su come strutturare questo testo. Quindi le cose sono venute così come sono scritte, un po' man mano che andavo avanti nella scrittura. E in qualche modo è venuta per iscritto quella che è fondamentalmente la mia modalità operativa quando lavoro, fin dal primo momento dell'incontro con il paziente fino alle fasi successive. I contenuti. Allora, relativamente ai contenuti, io ho cercato di, come dicevo prima, insomma, il testo non è la riproposizione fedele delle lezioni tenute a scuola, però certamente lo spunto dal punto di vista dello sviluppo del pensiero e ideativo attinge a queste esperienze, quindi cercato di mantenere comunque nel testo un linguaggio che sia il più possibile comprensibile, ho cercato di utilizzare un linguaggio che possa essere fruibile, io direi dal lettore, non solo dal lettore specialistico, chiaramente il lettore specialistico ne coglierà ulteriori sfumature, ma insomma il mio intento era quello che potesse essere compreso a grandi linee da tutti. Questo per quanto riguarda lo stile. Per quanto riguarda poi la scansione dei contenuti, io ho, quindi, per riprendere quello che dicevo prima, io sono anche psichiatra. Quando dico sono anche psichiatra,
lo dico sottolineando di come io consideri comunque l'esperienza fatta da psichiatra e le competenze acquisite da psichiatra come un arricchimento della mia formazione. Per cui nel testo io credo che il lettore attento colga anche, come dire, la mia anima psichiatrica, che è attenta per esperienza, per, come dire, anche per studi fatti, per un certo tipo di cultura, è attenta a certi livelli che magari abitualmente, su cui abitualmente si soccorre. Però sono anche uno psicoanalista e quindi credo che comunque da questo si senta anche il mio membro. Io il tentativo fatto, chiaramente sono i lettori che mi devono dire se il tentativo è riuscito o meno, è quello di coniugare queste due aree. Per quanto riguarda invece poi proprio la scansione dei contenuti in una prima parte del testo, cerco di dire quella che è la mia idea, ma sottolineo mia, non ho nessuna pretesa di sbandierare verità assolute. Io parlo di come intendo io il lavoro, di come intendo io l'utilizzo delle teorie a cui mi riferisco. Quindi dico che cosa intendo io per psicoterapia dinamica, perché ritengo che una psicoterapia che dicasi dinamica debba avere certe caratteristiche per me imprescindibili. Caratteristiche che devono mantenere sempre una coerenza che sia sempre sostenibile, sia in chiave teorica che in chiave operativa clinica, con i modelli psicoanalitici di riferimento. Per dirla in maniera un pochino più chiara, se certe cose si fanno e si vedono e si comprendono in un certo modo, siamo all'interno di un campo di operatività psicodinamica. Se non si fanno, dove si intende, in un certo modo si fa qualcosa, magari altrettanto valido, ma psicodinamico. Per esempio, tanto per fare un riferimento preciso a quello che intendo, c'è una parte del testo in cui io passo in rassegna alcuni concetti che sono mutuati chiaramente dalla psicoanalisi classica e anche dalla psicoanalisi moderna, che sono quei concetti e quei riferimenti teorici che sono estrapolati dalla teoria psicoanalitica e diventano parte fondante della psicoterapia psicodinamica. Per esempio, ne potrei citare alcuno, l'assunto dell'esistenza dei fenomeni inconsci. Allora, l'assunto dell'esistenza dei fenomeni inconsci, che è un cardine importante della teoria psicoanalitica, è estrapolato ed è riportato, ma bisogna utilizzarlo, perché se ci si crede che esistono i fenomeni inconsci, vanno utilizzati, la comprensione dei fenomeni inconsci va utilizzata nella psicoterapia psicodinamica, almeno per quella che intendo io. Altra cosa che è un corollario di questo, due concetti poi che sono integrati tra loro, fanno parte quindi della stessa idea, sono i concetti di transfert e controtransfert. Sono due capisaldi della teoria psicoanalitica. Io faccio anche una piccola ricostruzione storica dell'evoluzione di questi concetti, nel tentativo di far comprendere come si è arrivati alle considerazioni attuali, a come vengono considerati adesso questi due concetti fondanti della terapia psicoanalitica, ma sono fondanti anche di una psicoterapia psicodinamica. Io vi cito questi due o tre elementi che sono portanti la teoria di riferimento e estrapolati in un rapporto di psicoterapia che si dica e si dichiari esplicitamente di tipo psicodinamico. Quindi questo, nella prima parte, io illustro che cosa intendo con psicoterapia psicodinamica, faccio un riferimento anche a quello che ritengo sia un altro elemento importante da considerare, e cioè l'invito. Questo è qualcosa che io facevo durante
lezione, insomma durante l'insegnamento, ma lo faccio anche durante le supervisioni, quello di proporre o comunque invitare gli allievi, per esempio della mia scuola, più o meno informazione, insomma, a cercare sempre di comprendere le situazioni professionali che vivevano, comprendere e cercarle poi di astrarle a un livello di concettualizzazione superiore. Che cosa intendo con questo? Cioè cercare di fare quel passaggio di traduzione tra la comprensione manifesta di ciò che accade in una relazione terapeutica fin dal primo momento e cercare poi di comprenderla a un livello di astrazione concettuale superiore, cercando di decodificare l'accaduto utilizzando dei modelli psicoanalitici di riferimento. Io faccio anche una serie di esempi su questo, e per far comprendere cosa intendo, i modelli psicoanalitici di riferimento che cito nel testo sono quelli, a mio avviso, più utilizzabili per poter concettualizzare la comprensione della dinamica relazionale. Chiaramente in una psicoterapia psicodinamica è forte l'accento sulla relazione tra terapeuta e paziente. I quattro modelli che io cito e che sono tutti, a mio avviso, utilizzabili per una comprensione della dinamica in gioco, sono modelli molto noti, ma probabilmente noti forse non in maniera approfondita, io invece ritengo che vadano conosciuti in maniera adeguata. E i modelli a cui faccio riferimento sono il modello pulsionale, il modello delle relazioni oggettuali, il modello della psicologia del sé e il modello dell'attaccamento. Ecco, questi quattro modelli io li considero come appunto modelli utilizzabili per comprendere teoricamente poter astrarre concettualmente le dinamiche che di volta in volta uno si trova a verificare nella sua pratica professionale. L'altro argomento che tratto in maniera abbastanza diffusa in questo testo è quello relativo a un altro campo di competenze, il campo di conoscenze. Anche questo ritengo un po' trascurato, allora voi potreste pensare che presuntuoso questo, vuole chiarire le cose che sono trascurate. Insomma, io ritengo che c'è davvero nel fare molte supervisioni, io ho verificato che c'è questa lacuna molto frequente e quindi ho provato a trattare in maniera il più possibile chiara, per quello che mi è riuscito, e il più possibile diffusa, un tema appunto trascurato, che è quello delle valutazioni delle strutture e delle organizzazioni di personalità. Un tema su cui c'è abbastanza confusione, perché c'è abbastanza confusione anche in letteratura, senza nessuna pretesa di risolvere io la confusione. Però il tentativo è quello di dare una griglia, ecco, che possa essere di comprensione su perché è utile fare valutazioni di struttura di personalità, perché è utile fare valutazioni adeguate di un'organizzazione di personalità e che relazione hanno tra loro queste due dimensioni, quella della struttura e quella dell'organizzazione. Ecco, questo, vi ricordo che ci stiamo occupando della prima fase, quindi della consultazione, questo è un livello di attenzione che raramente viene mantenuto vivo da chi fa questo lavoro. Di solito si tende a mantenere viva l'attenzione, non so, sulla storia di vita, sui contenuti raccontati, sull'espressione sintomatica fenomenicamente espressa sul momento, però un'attenzione adeguata a, io amo dire con una formuletta così molto semplice, si ha più attenzione a ciò che il paziente ha piuttosto che a chi questa persona è. Con il chi questa persona è io intendo l'area della caratterologia, della personologia, quindi l'area della personalità, del carattere, con le modalità
tipiche di espressione dal punto di vista funzionale del carattere in questione. L'espressione dal punto di vista funzionale è ciò che attiene all'area dell'organizzazione. Quindi c'è un lungo discorso sulle strutture, sull'organizzazione, sul rapporto di reciprocità che c'è tra struttura e organizzazione. Perché no? Siamo arrivati, mi hai dato il là per una... ti chiederei un commento che non credo che sia, anzi non è lontano da questo. Dalla presentazione del libro leggo in un certo momento, scusate, ma si sente nel campo. Adesso si sente? Non fa il trucchetto rosso, non c'è. Scusate. Allora, a proposito dei pazienti, sono quindi, sembrerebbe, due gruppi che si incontrano, il gruppo degli psicoterapeuti e il gruppo dei pazienti. Ma se noi ci avviciniamo a loro, ai pazienti, ci accorgiamo ben presto che non esiste la schizofrenia, esistono gli schizofrenici. E se ci avviciniamo al gruppo degli psicoterapeuti, ci accorgiamo che non esiste la psicoterapia, esistono i singoli terapeuti, ognuno con il proprio stile non ripetibile. Ecco, io adesso vorrei chiederti proprio chi è il paziente nella tua idealità, chi è lo psicoterapeuta nella tua idealità. Dunque te lo dica subito o dopo? In che senso? Nel senso che posso risponderti adesso? Credo che subito. Sì, beh, insomma, la domanda della dottoressa Di Carla è tratta dalla presentazione del libro. Chiaramente è una presentazione che è fatta e che in qualche modo rimanda a quella che è una posizione concettuale del libro. Cioè nel mio libro, in maniera più o meno esplicita, viene focalizzata quello che io ritengo, insomma, un concetto portante dell'imprescindibilità di considerare ogni incontro con l'altro determinato da due soggettività irripetibili. Quindi al di fuori di quelle che sono le categorizzazioni ufficiali, di quelle che sono le nomenclature ufficiali che possono distinguere i pazienti per categorie, per fasce, eccetera, io ritengo che vada sempre, pur all'interno di una conoscenza adeguata di tutto questo, si debba andare sempre comunque alla ricerca di quella che è l'individualità irripetibile di ognuno. È chiaro, è tautologico dirlo, ma se parlo di individualità irripetibile di ognuno, comprendo anche l'individualità irripetibile di ogni terapeuta e quindi non solo del paziente. Questo che cosa comporta? Comporta, inevitabilmente, Carla, l'unicità irripetibile di ogni incontro terapeutico. L'unicità irripetibile di ogni incontro terapeutico, cioè che è qualcosa di non riproponibile, come gli esperimenti in provetta, ma ogni volta, ogni incontro di un terapeuta con un determinato paziente comporterà sempre, inevitabilmente, ma dico anche per fortuna, qualcosa di nuovo, al di fuori del già detto, del già noto, del già considerato, del già connotato, codificato e così via. Carla, mi fai venire voglia di scrivere qualcosa, perché io mi sono molto occupato delle, come dicevo prima, appunto, delle strutture di personalità, delle organizzazioni, della relazione reciproca, queste due dimensioni, dalla parte del paziente. Però provate, con un piccolo guizzo di fantasia, provate a spostare il focus dell'attenzione dal paziente al terapeuta e viene immediato considerare di come anche noi abbiamo le nostre brave strutture, le personalità, le nostre brave caratterizzazioni,
virgolette, da carattere, la nostra modalità di funzionamento più o meno adeguata e di come tutto questo inevitabilmente si spera con un certo grado di consapevolezza entri a far parte di quell'incontro straordinario che è con i nostri pazienti. Stasera non c'è tempo di parlarne, ma come questo concetto è valido per il mondo dei pazienti, cioè che un certo modo di essere, una certa struttura, una strutturazione di un certo tipo, una modalità di un certo tipo di funzionare, il bagaglio di esperienze acquisite comporta, e questo è un altro concetto mutuato dalla psicoanalisi, imprescindibile per fare una psicoterapia dinamica, come tutto questo per il paziente comporta la ripetizione di dinamiche interattive particolari, il rivivere in certe situazioni condizionate più o meno consapevolmente da esperienze pregresse, tutto questo bisogna, per amor di onestà, considerarlo altrettanto valido per tutti noi. Quindi, come il paziente con una determinata struttura o con determinati tratti caratteriali tenderà a, per esempio, a scegliere nelle relazioni significative una certa modalità interattiva, questo vale alla stessa maniera per noi. Quindi, quello che dicevo prima Carla, che l'idea mi è venuta adesso, che sarebbe interessante fare dalla parte del terapeuta, passare in rassegna un pochino le varie strutture dei terapeuti e vedere verso che cosa vanno incontro i terapeuti con una determinata struttura, quali per esempio interazioni tendono a privilegiare, quali pazienti tendono a scegliere piuttosto che a scartare, in quali pazienti ritengono di potersi impegnare oppure no, quali pazienti riescono ad amare oppure no. Quindi se ci spostiamo il focus dai pazienti a noi terapeuti, ci ritroviamo poi, come sempre, ma questo è banale sottolinearlo, a scoprire che siamo veramente tutti nella stessa barca. Bene, allora posso continuare, o già vi ho annoiato nel... No, allora, vi dicevo quindi di come in questa parte mi occupo delle strutture dell'organizzazione, qui mi sono un po' lasciato prendere la mano, insomma a me piace raccontare. Allora, in questa seconda parte del libro, dopo la presentazione teorica, poi le presentazioni teoriche sono sempre un po' noiose, allora poiché a me veramente l'idea di annoiare qualcuno non piace, e allora poi ho cercato di riprendere quanto già espresso in maniera teorica, anche se nel tentativo ho cercato in maniera chiara, ho cercato di riprenderlo portando delle esemplificazioni cliniche in modo da... Sì, favorire una lettura un pochino più viva e vedere se tutto ciò che avevo detto potesse essere più fruibile andando un pochino a verificare queste situazioni cliniche. Quindi ci sono una serie di situazioni cliniche narrate che sono tratte alcune dalla mia pratica professionale personale, altre in qualità di supervisore, insomma comunque una serie di bozzetti clinici raccontati in cui faccio anche un'operazione, mi perdonerete, insomma un po' didattica, nel senso che cerco anche di individuare, di illustrare per esempio in queste situazioni quali sono i tratti di personalità emergenti, quali evidenziabili, quali dominanti e così via. Appunto con l'idea che fotografare alcune situazioni cliniche potesse essere utile per ritenere un pochino di più il tema, che di certo semplice non è, anzi ha un certo grado di osticità, di comprensione. Poi c'è un capitolo che a me sta particolarmente a cuore, magari quello che piace di meno, spesso non sempre corrispondono le cose che piacciono a chi scrive che ciò che piacciono al lettore, ed è un capitolo in cui focalizzo in maniera un pochino più puntuale alcuni interventi che sono specifici della psicoterapia dinamica, parlandone
motivandone l'utilità, cercando anche di sottolineare che aperture danno un certo, che aperture dà un certo tipo di intervento nel prosieguo della, della consultazione. E questo è il capitolo, se vogliamo, un po' più tecnico, ecco, perché quello nel quale si entra un pochino in merito a che cosa si fa. Quindi, se vogliamo, c'è una prima parte teorico-clinica, da questo momento in poi il libro diventa un pochino più pratico, e in questa parte io dico quali sono, secondo me, le cose che un terapeuta che è stato attento tutto ciò che ho detto prima fa, perché le cose vadano in direzione di una comprensione il più completa possibile. E poi c'è un ultimissimo capitolo, e qui poi taccio definitivamente, vi lascio in pace. C'è l'ultimo capitolo in cui faccio una cosa che a me sta molto a cuore, che io cerco sempre di proporre, lo proponevo anche spesso a scuola, ed è un'esemplificazione, e riprende un pochino il tema iniziale, che è quello dell'utilizzo dei modelli concettuali psicoanalitici per la comprensione delle situazioni cliniche. Alla fine del libro io propongo un caso clinico descritto in maniera sintetica, ma insomma che spero abbastanza chiara, e poi faccio tre esempi di comprensione esplicativa di tipo dinamico di questo caso clinico utilizzando i modelli concettuali diversi. Quindi lo stesso caso clinico visto utilizzando modelli psicoanalitici diversi, è proprio un tentativo per far vedere di come ogni situazione clinica può avere una o più possibilità di essere compresa a un livello di astrazione superiore utilizzando uno o più modelli concettuali coerenti e rigorosi. Quindi nel caso clinico trattato c'è una prima, tra virgolette, lettura utilizzando il modello pulsionale, nella stessa situazione clinica utilizzando il modello della relazione oggettuale, c'è una terza lettura sempre nello stesso caso clinico utilizzando il modello della psicologia del sé, cioè il modello Kotian. In tutto questo si nota che al di là poi del modo di definire le cose, poi si scopre che modelli concettuali diversi utilizzano, l'importante è che ci sia coerenza clinica, ma utilizzano modalità diverse di espressione, modalità diverse di cambiare i fenomeni, però poi alla fine si vede che possedere bene uno o più modelli ci dà la stessa possibilità di comprensione abbastanza approfondita delle dinamiche relazionali, e mi riferisco alle dinamiche delle relazioni esterne, alla dinamica nascente della relazione col terapeuta e alle dinamiche intrapsichiche che ognuno di questi modelli ci dà la possibilità di comprendere. Poi dico un'ultimissima cosa, poi vi lascio in pace: questi modelli, che sono tutti teoricamente utilizzabili per comprendere lo stesso caso clinico, però ovviamente ci saranno delle situazioni cliniche che meglio si prestano ad essere comprese utilizzando un modello e altre che invece sono più comprensibili e più, come dire, coerentemente racchiudibili in un modello diverso. Ecco, io in sintesi vi ho detto ciò di cui questo libro tratta. Direi che ho già parlato anche troppo, per la pazienza dei presenti, perché sempre si ascolta volentieri uno che parla a lungo. Quindi io intanto mi fermo qui, poi se ci sono domande, se qualcuno ha dei chiarimenti da chiedere, ben volentieri. Quindi parlerò d'ora in avanti solo se me lo chiedete. Grazie intanto. Davvero liberamente, se qualcuno ha chiarimenti, anche insulti da proferire, siamo in un regime di libertà. Ricollegandomi a quello che diceva all'inizio, cioè che è un libro scritto con un linguaggio
abbastanza fruibile da tutti, mi metto dalla parte del paziente. Cioè, questo è un libro che potrebbe essere di utilità anche per un potenziale paziente, oppure un libro tecnico. No, io direi per un potenziale paziente no. Per, allora, diciamo così, per un paziente curioso appaga una curiosità, ecco, che possa essere di una qualche utilità per un progresso di tipo così evolutivo, direi no, probabilmente viene ad apprendere delle cose, il che nella vita non guasta mai. Ecco, quello, cioè, quello che diceva la dottoressa mi dà la possibilità di dire un'altra cosa. È un libro che un po' tutti, ecco, quelli che l'hanno letto, insomma, mi dicono che è un libro di semplice lettura, di facile lettura, il che potrebbe anche essere una qualità. Però io ho imparato, ormai di 20 anni li ho superati da qualche tempo, per cui crescendo si imparano delle cose, che di solito si pone più attenzione ai libri difficili. Bene. E allora il rischio di un libro scritto in maniera semplice è di essere letto con superficialità. Io credo che questo sia un rischio che il mio libro corre, proprio per la facilità di lettura si tende un pochino a una lettura come se si leggesse, che ne so, una storia di età beta. In realtà è un libro che ha contenuti tecnici, che ha contenuti clinici, per cui credo che sia davvero fruibile se, scusate la presunzione, gli si dedica un po' di tempo e attenzione in più di quella che il libro invita a fare per come è scritto. In questo senso è vero che possono leggere anche i non addetti ai lavori, ma è proprio per questa facilità di lettura, che non sono io che lo dico, lo dice chi l'ha letto, è, come dire, è un libro che è apparentemente facile, poi magari si scopre che se non si legge attentamente non resta molto, resta sicuramente, scusate la presunzione, meno di quello che ha. La facilità di lettura può portare a una banalizzazione, diciamo. Una lettura superficiale, io lo so, ma lo sapete anche voi, perché un po' tutti ci siamo cimentati nelle letture. Allora, io ho questa pretesa, insomma, poi se riesco poi a far sì che diventi realtà è tutto da vedere, ma io sia quando parlo, sia quando scrivo, ho l'obiettivo di farmi capire. E che potrebbe sembrare tautologico, no? Ecco, io ritengo che in realtà non sia sempre così, un po' tutti abbiamo sul groppone letture a volte veramente incomprensibili. Ecco, io ho cercato di farmi capire, poi si può discutere se ciò che dico sia accettabile o meno, ma spero che nessuno mi dica che non ha capito quello che ho scritto. Infatti questa cosa è molto curiosa, no? Perché cioè per dire, collegare appunto al discorso della facilità, no? Che non direi proprio facilità, ma direi appunto chiarezza. Molte volte la difficoltà di lettura, anche per quanto riguarda i nostri libri che leggiamo per la nostra professione, è che in realtà sono molto difficili, no? E quindi difficili da comprendere. Ho sempre pensato in realtà che la semplicità, la facilità con cui viene scritto un libro è perché di fatto l'autore ha le idee chiare, no? Allora, avendo le idee chiare, riesce anche a scrivere in modo chiaro, no? E quindi poi a far capire a chi legge quello che vuole dire, rimane più impresso e quindi chiaramente anche agevola, no? Un po' il lavoro. Questa è stata un po' la mia difficoltà, se posso dire, che ho sempre incontrato in alcuni libri, magari durante i miei anni di studio, quindi anzi apprezzo molto il fatto che questo libro possa essere invece non facile, chiaro, ecco, chiaro. Per cui grazie. Infatti posso aggiungere che a me è capitato questo. Ho dato una prima lettura del libro e poi ho smesso, perché l'ho chiuso, ho detto bene, adesso devo riprendere di nuovo il libro perché è talmente denso di contenuti e ogni contenuto ci invita proprio all'approfondimento.
Cioè, lei ci ha dato attraverso il libro uno schema chiaro, di concetti chiari, che però poi ci richiamano veramente all'approfondimento e a aprire un dialogo. Certo. Tante volte l'approfondimento e la chiarezza, io per esempio l'ho avuto quando lei ci ha fatto delle lezioni all'incontro dell'associazione. Sì, lì certo. Mi ha chiarito bene alcuni punti che di lì sembrate averle capiti, però poi dentro di me dice, mi manca qualcosa. Non sì, mi è apparentemente facile. Sì. Poi lì, quindi è un libro che poi alla fine ti guida, lo dico, per tutto il percorso, perché ogni volta c'è qualcosa che dici, ah ecco, allora mi ricollego a quello e mi si sta ampliando il discorso. In questo senso diventa poi impegnativo come studio, insomma, approfondimento. Io poi che vengo da un'altra formazione ancora di più. Ancora, sì, sì, ancora di più. Sì, sì, beh, ma a me fa piacere che lei dica questo, insomma. È vero, anche Sonia, no? La chiarezza, ecco, se i lettori mi dicono che il mio libro è chiaro, è un bel complimento, è un bel complimento. Evidentemente mi si dice implicitamente che ho anche le idee chiare, se riesco a scriverle in maniera chiara. Io credo che per chi scrive è un bel apprezzamento, grazie. A proposito degli approfondimenti, il libro poi ha una bibliografia abbastanza nutrita, abbastanza ricca, nel senso che tutti i temi trattati hanno una bibliografia di riferimento che ovviamente non è un invito sadico a leggere tutto, insomma, però voglio dire, è lì, uno poi sceglie in base alle proprie idiosincrasie, alle proprie attitudini eventualmente che cosa leggere. Io sono logorroico, sarei capace di parlare fino a mezzanotte, poi sono io. Perché noi siamo abituati a fare tanto zitti, no? Cioè, lì e ascolti. Quando ti danno l'opportunità di parlare, non ce l'hai sempre nessuno. Così, sì. A proposito della bibliografia, se ci sono degli autori in particolare a cui è più affezionato. Autori in particolare a cui affezionato, allora le risponderò facendo un pochino la figura del vetusto. Insomma, io sono affezionato a Freud molto. Sono affezionato a Freud, ma intanto così, per quel dovuto tributo di rispetto a chi ha fatto sì che oggi ci troviamo qui, insomma, in qualche modo. Che chiaramente ha messo le fondamenta di ciò di cui stiamo parlando. Quindi sono molto affezionato a Freud. E poi tanti autori, se proprio vuole che gliene citi tre, allora vediamo un pochino, senza scontentare nessuno. Allora, Colt. Kemberg e Winnicott. E lascio per ultimo, ma perché è ostico, Dio. Quando ho detto che è ostico, ho capito tutti che si trattava di scopare. Io, scusate se un pochino deraglio rispetto al nostro discorso, Dio lo ha letto non per comprendere. Se si vuole avere una qualche fruibilità delle letture di Bion, bisogna mettersi con questa postura mentale un po' paradossale, che è esattamente il contrario di quello che si fa quando si legge, uno legge per capire. Ecco, Bion bisogna leggerlo mettendosi con una ricettività rispetto al, come dire, farsi guidare da ciò che si sente leggendo. Il suo scopo non era quello di dare contenuti, ma era quello di far nascere idee, far nascere pensieri. Quindi Bion va letto con questo atteggiamento, non per capirlo,
ma in qualche modo per farsi stimolare a una crescita del proprio pensiero. Noi stiamo aspettando che attivi il robot, lo faremo. Ovviamente sul libro si potrebbero dire tante altre cose, però insomma, poiché non voglio rubare il tempo di questo. L'immagine che ha scelto del libro. Allora, quella dell'immagine è una strana cosa. Qualcuno potrebbe dire, ma allora l'inconscio esiste. Certamente questa non è la prova che l'inconscio esiste, perché che l'inconscio ci si faccia sentire credo che sia nell'esperienza di tutti. Però questa immagine in realtà è stata scelta dalla casa editrice. Quando mi hanno fatto vedere l'immagine che avevano scelta, io sono rimasto stupito di come avessero scelto un autore a me molto caro, che è Escher, che è un autore, appunto è questo straordinario, non so chi lo conosce, ma hanno scelto un autore che io avrei scelto. L'hanno fatto loro e quindi è andata bene così. Bene, allora chiudiamo qua con questa bella prova del senso dell'inconscio. Se non ci sono altre domande, dubbi, perplessità, da parte loro, a cui io ben volentieri rispondo. Due addirittura. Trabocchiamo. A proposito di inconscio, si parlava prima dell'inconscio freudiano. Sì. E c'è prima della psicoanalisi moderna. Sì, certo. Sì. Beh, questo è il collega sta facendo riferimento a un tema che io tratto nel libro e su cui non ho fatto cenno prima. Appunto, nel parlare, prima vi dicevo, no, di come riprendo quelli che sono dei capisaldi del pensiero psicoanalitico, tra i quali quello di inconscio, e ne faccio un pochino una distinzione più possibile chiara tra la prima idea, quindi il primo concetto di inconscio freudiano, e invece l'inconscio così come viene considerato oggi, sottolineando di come Freud considerava l'inconscio come un luogo psichico, mentre in realtà oggi non si intende più l'inconscio con questa idea di strutturazione topica, ma si parla di fenomeni inconsci, quindi inconscio non più il sostantivo freudiano inconscio, ma l'aggettivo odierno, e quindi si parla di fenomeni che hanno la caratteristica di essere inconsci. Fenomeni che possono essere di tipo rappresentativo, di tipo esperienziale, eccetera, eccetera, ma che sono resi non disponibili alla coscienza per una serie di motivi. Faccio anche poi la distinzione tra l'inconscio rimosso e l'inconscio originario. Adesso non lo sto a riprendere perché il tema potrebbe essere complicato, ma insomma l'inconscio rimosso e l'inconscio secondario. Ed è fondamentalmente è quell'area dei fenomeni inconsci che è accessibile al ricordo, ed è quell'area dei fenomeni inconsci di cui noi ci occupiamo nel fare una psicoterapia dinamica. Poi invece c'è tutta la dimensione dei fenomeni inconsci originari, che proprio in quanto avvenuti in un'epoca pre-rappresentativa, e quindi prima di poter essere rappresentati per immagini, quindi è quella dimensione delle esperienze originarie inconsce, non rappresentabili e quindi non accessibili al ricordo. È tutta quell'area dei fenomeni inconsci che, se dà segno di sé, la dà con tutta l'area delle modalità preverbali,
pre-rappresentazionali, e tutto ciò che entra poi a far parte del procedurale, che è un altro campo di cui io mi occupo nel libro, in cui parlo appunto della memoria procedurale, della memoria dichiarativa, mettendola in collegamento con queste due dimensioni dell'inconscio. Prego. Io non sono psicologa, psicoterapeuta, niente, diplomata e laureata, e ho 45 anni, però sono molto attratta e ho studiato di per me, ho letto, studiato, ho fatto percorsi, fatto psicoterapia seguita, fatto percorso spirituale, tutto quanto. Quindi è un'esperta del campo. Comunque. Ma mi piace quando mi dicono sei la mia psicologa, sei la mia psicoterapeuta, perché non ho mai studiato, mi fai star bene. Io capisco nell'altro il problema mentale, inconscio, non so, perché capisco anche un po', almeno dal mio punto di vista, il linguaggio del corpo, sì. Se mi mente, se mi dice la verità. Sì. Però lei cosa direbbe? Perché io qua rimango un po' così, sono tutti specialisti, professionisti, io. Ah, vedi, io è molto complicato. Non ho letto il libro, non sapevo che parlava di psicoterapia. Veramente io. Sono partita dalla parola dinamica, psicodinamica, credevo... Tutt'altro. Credevo psico, che c'era psico di mezzo, poi dinamica, poteva essere la fisica, poteva essere qualunque altra cosa. E invece ho trovato cose molto sofisticate, però comunque non è che esco senza niente. Io spero di essere riuscito a farvi capire anche da lei, spero. Mi ha capito qualcosa di quello che dicevo io? Beh, che la struttura nostra è complicata e l'altro che è di fronte, se io vado da un psicoterapeuta mi fa già un esame del computer come niente la macchina, però io faccio anch'io la psicoterapia dell'altro. Sì. Cioè, lui che posto ha nella vita? Ma certo, vede, io credo che lei, senza avere la presunzione di conoscere, assolutamente, però lei ha probabilmente ha delle attitudini personali, naturali a incontrare in un certo modo le altre persone. Questo è una cosa che io dico anche nel libro, lo dico in maniera molto chiara all'inizio, che io credo che per poter essere dei terapeuti sufficientemente buoni, insomma, dei terapeuti decenti, io credo che bisogna coniugare due dimensioni che sono imprescindibili. Una è quella delle doti umane, delle attitudini personali, delle doti umane di cui uno ha dotazione, che è qualcosa, tanto per essere espliciti, che uno o ha o non ha. Le caratteristiche umane, l'attitudine a incontrare l'altro, l'attitudine a mettersi in ascolto vero dell'altro, è una dote umana che non la si impara, non la si acquista, se fa parte del proprio bagaglio di umanità, è in gioco, altrimenti si ha una grande carenza. Per dirla chiara, per come la penso io credo che una persona che abbia queste qualità umane, un qualche tipo di aiuto nell'area dell'umano all'altro, comunque la dà. In assenza di queste qualità umane, anche le comprensioni e le competenze cliniche più sofisticate non sono terapeutiche, io questo lo credo fortemente, per cui nel libro io insisto su questo, che alle doti umane naturali, che sono di competenza, come dire, attitudinale naturale, vanno comunque aggiunte poi le competenze teoriche, tecniche e così via, e allora si ha una discreta speranza di essere dei decenti psicoterapeuti. Beh. Non c'è altro da parte, c'è qualcuno ancora che ha una curiosità, un commento? Quindi se non c'è altro possiamo anche salutarci. Posso vi dico che se volete, se avete piacere, il libro stasera è a 13 euro anziché 15, e che se vi fermate prendiamo un aperitivo insieme. E ringrazio
gestori della libreria per questa gentile accoglienza. Grazie, grazie. Io ringrazio voi tutti per la vostra presenza, per me è stato un piacere essere qui con voi. Spero che non vi siate pentiti di essere qui. Grazie a tutti, buonasera.